Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. Io sono Auri. E questo è un What in Italy in a Summer Day video. Se siete qua perché pensate di vedere cose salutari da poter Tipo mangiare. curcuma, semi di chia, No, beveroni, avete avete completamente sbagliato. sbagliato video e persone. Questo è un video molto sincero, vi faremo vedere quello che realmente mangiamo in una giornata estiva. Ma non siamo delle persone super mega che fanno cose complicate, quindi molto No, easy. infatti anche perché siamo in grado, più che altro. Esatto, non abbiamo queste abilità Culinarie. culinarie. E vi abbiamo proposto anche varie varietà, perché non mangiamo tutti i giorni le stesse cose, ma variamo durante Variamo la settimana, per cui esattamente. abbiamo mostrato quello che mangiamo. Comunque sempre roba semplice da preparare, veloce. E niente, direi di iniziare subito. Allora, come tutte le persone normali, partiamo dalla colazione. Allora, la nostra colazione inizia tipo alle 10 del mattino, 9 e mezza. Sì, non siamo tipe molto mattiniere. Però per fare questo video abbiamo fatto uno Esatto. sforzo, ci siamo alzate presto. Che per noi è presto, eh? Però per le persone normali magari è tipo tardi. Tipo Giorgio. Ok. E appunto non facciamo sempre colazione, dipende appunto da che ora ci alziamo. Le nostre tre varianti sono o yogurt e Che cereali. è la nostra prefe in Esatto. assoluto. Oppure biscotti. Tipo le gocciole o i nascondini. Oppure per terza opzione, che però quest'anno dobbiamo ancora prendere la L'abitudine. mano, è un frutto, di solito o La melone, se pesca. ce l'abbiamo tagliato, o pesca, più che altro pesca, allora pesca. Poi invece per il pranzo, non abbiamo proprio un orario fisso per il pranzo, dipende cosa abbiamo da fare durante la E se giornata. ci siamo alzate presto, tardi. E se ci sono i nostri genitori a casa oppure no. Allora, anche per il pranzo vi abbiamo portato tre Che alternative. vedrete però nelle Esatto. riprese. Ops. Allora, la prima sono i tortellini o la pasta in generale. Tutti i nostri prefer sono quelli col prosciutto crudo dentro, sono una bomba, sono buonissimi anche da mangiare crudi così, ma so che non fanno benissimo, ma vabbè, sono buoni lo stesso. La seconda variante invece è anguria. Sì, potrà sembrare strano, ma noi ci facciamo proprio dei pranzi con fette d'anguria. Quando c'è, ovviamente, quando è tagliata, perché se c'è un'anguria intera, tagliarla è Eh impossibile. sì, o ci mettiamo molto impegno o non ce la facciamo. Vado, questa anguria è più alta di me. Infatti, non vuoi che stai di questo dall'altro lato? Non è vero. Io non Sì. ce la faccio tagliarla. Abbiamo affidato il lavoro di tagliare l'anguria alla mamma perché Più pensavo di brava di saperlo noi. fare. No, non è che è più brava, è che noi non lo sappiamo proprio fare. Oh, Oh. amazing! Qui c'è la terza opzione, vi lasciamo tutte le clip perché vi abbiamo spiegato molto molto bene lì. Mentre invece un altro giorno facciamo le salutari un po' meno Sì. salutari. Allora, io di solito taglio lo zucchino perché la verdad non piace, quindi me ne faccio uno al massimo Lo perché. zucchino, la zucchina. La zucchina. La zucchina. Mentre Ma invece chi dice lo zucchino? la zucchina. È la zucchina. E invece poi mangiamo un po' di prosciutto. Questo qua è un po' meno salutare, mentre invece questo qua è molto salutare. Sono 17 calorie, perfetta. Cioè, adoro. E poi, vabbè, una cosa non salutare, il pane. Sì, questo qui è però, credo sia abbastanza salutare. Questo qua è cereali o è legumi, non lo so. Adoro. Ah no, la curcuma! Fantastico. Ognuno aveva nel suo piattino una fettina Ok. di prosciutto e del pane. Come carcerate? Qua ragazzi, noi piace solo questo tipo di insalata. Ecco l'Alice, chef che fa le zucchine. Veramente. L'unica cosa salutare che vedrete in questo video. Ok, ho messo tantissima acqua. Stiamo imparando ancora a usare questo qua. Già, perché hai i tastini, un casino. Ragazzi, in confronto Chef Barbieri ci fa Fa un una baffo. pippa. Questo è il piatto che mangeremo oggi. Salutare? No, salutare. E condiamo il nostro cibo con del sale normalissimo e dell'olio pugliese. Ta-da! No, con un aiutino della mamma. Sono pronte i nostri zucchini, zucchine, quel cavolo che è. Questo is Aurora's plate. This is my plate più zucchini. Come merenda, non facciamo tutti i giorni merenda, altrimenti saremmo Obesi. Obesi. barili. Però quando facciamo merenda di solito mangiamo un frutto. Ed estate siamo molto sempre su Pesca. pesca o si è già tagliato il melone. Però pesca nel cuore veramente, O cioè se proprio al adoro. massimo le banane, ma non sono un frutto molto estivo, almeno per noi, cioè proprio noi No, lo peschi vediamo di proprio come cuore. invernale.
Adesso stiamo preparando la merendella. Come abbiamo detto, delle bellissime pesche, perché il nostro frutto preferito in assoluto è la pesca. Allora, poi per la cena, noi abbiamo degli orari molto molto strani per la cena. Stranissimi. Nel senso che mangiamo ad orari tipo minimo 9, massimo 10, intorno... Anche 10 e mezza. Intorno a quell'orario lì. E abbiamo anche qua portato tre varianti di cene. La prima è la piadina, che ci facciamo di solito quando siamo magari a casa da sole, dobbiamo uscire, esatto, e abbiamo fretta di farcela mangiare per uscire la sera. E solamente che a noi non piacciono i pomodori, per cui facciamo una piadina molto 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 scialla. Allora, stasera is time to piadina. Allora, la guarda ovviamente. Allora, la nostra piadina è composta da una piadina, burro cotto e mozzarella. I pomodori servono per fare l'insalata dei nostri parents, che dopo faremo insieme alle carrots. So adesso vi faremo vedere le nostre abilità in cucina. Nel frattempo io avrò la Santa Sony. Faccio una cosa molto difficile che le persone ormai non riescono a fare, cioè metto la piadina sul fuoco. È troppo piccola. In una pentola che non ci sta, ma non importa. Che dobbiamo ancora comprare la pentola della grandezza giusta. Adesso tagliamo, taglio perché Laura non sta facendo nulla ovviamente. Le carote per l'insalata dei nostri genitori. Oh, io sto controllando le piadine e è un compito arduo e difficile. Sì. Ok, allora abbiamo deciso di mettere dentro un po' di scalogno perché sennò altrimenti era troppo basilare la nostra piadina. Però lo metterà dentro solamente l'Aurora perché naturalmente a me non piace. So, yeah. Abbiamo chiesto aiuto a forze esterne per mettere la mozzarella prima della cottura. Nel frattempo Alice adesso metterà lo scalogno sulla mia piadina. Quanto devo mettere, mamma? Questa è una cenetta gourmet per noi. Cenetta gourmet. È gourmet perché piace a te. Allora. Ok, questo di qua. Forse ne ho messo un po' troppo. È un etto di prosciutto. No, di sicuro se mi fai a me la parmigiana te la mangio in faccia, ma se fai a un'altra persona a cui piace la parmigiana, ti ama. Allora. Mamma, ora non fa una piega il tuo discorso. Vero? Sono una filosofa. Tadan, ecco la nostra piadina. Poi la seconda invece è o carne o pesce, di solito allora a noi di pesce piace solamente il salmone, i totani, il pesce spada o il persico, il branzino, e quindi questi sono i nostri pesci, oppure sushi. Non facciamo cene solo con sushi. Esatto. E poi anche la in carne. In alternativa al pesce ovviamente la carne, perché non siamo vegetariani. Poi non la mangiamo tanto spesso in questo periodo. No. E come ultima alternativa, che in estate è molto molto frequente, ci tagliamo il melone e mangiamo prosciutto e melone, oppure melone e uova, ma a lei non piacciono le uova. Quindi io faccio variante prosciutto e melone. Diteci se voi mangiate, cioè, il melone e il prosciutto crudo o cotto. Io non mangiamo cotto. Crudo, però è più buono col crudo, secondo me. Sì, però preferisco col cotto. Vabbè, comunque niente. Ok. Allora, il video termina qui, speriamo vi sia piaciuto. E speriamo di avervi dato le valide idee per mangiare. Esatto. Cose salutari. Se volete commentare qui sotto con cosa mangiate anche voi di solito nella giornata, fate pure. E adesso salutiamo le 10 persone che hanno chiesto di essere salutate nel video precedente. Allora, la prima è Sveva, un bacione. Comunque vorrei fare focus su questa nostra bellissima cover. Mia di Kylo Ren. Aurora Sofia, un bacione. Miriam, un bacione anche a te. Giulia, un bacione. Claudia, un bacione. Antonella, un bacione. Esmeralda, che bel nome. Cristina, un bacione anche a te. Vitto, un bacione. Lucrezia, un bacione. E basta. Ok, finito. E niente, se vi è piaciuto il video vi ricordiamo sempre di lasciare un bel pollice su. Se volete condividere il video con i vostri amici ci fa sempre molto molto piacere. E niente, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!